Mister, bella partita, peccato per il finale. Che cosa è successo? Sinceramente non ho visto quello che è successo, ho visto i risultati di quello che è successo. E questa per noi è una sconfitta che vale più di una sconfitta del campo, perché sono gesti che non devono accadere in nessun ambito né sportivo e né sociale. Purtroppo viene a vanificare una prestazione della squadra che è stata non ottima di più, perché venire a Nereto e creare tante occasioni da gol e avere l'opportunità di vincere nella nostra situazione sia numerica che di classifica era d'applauso, cioè è d'applauso per i ragazzi per quello fatto in campo, per quello che è successo fuori. Poi avete visto tutti, purtroppo è una cosa che non dovrebbe succedere, è successo e chi l'ha fatto ne pagherà le colpe. Avremmo voluto e dovuto commentare Nereto Miglianico per quello che si è visto durante i 90 minuti di gioco, ma l'episodio finale ha macchiato un pomeriggio di calcio dove il bel gioco l'aveva fatto da padrone. Proviamo però ad andare avanti sintetizzando le azioni di gioco. Al primo affondo, padroni di casa in vantaggio, con Lazzarini sul suggerimento di Antonacci dalla sinistra. Pochi minuti dopo, e il Miglianico trova il pari con Di Muzio. Al 23esimo, gli ospiti passano in vantaggio con Polisena, dopo una leggerezza difensiva degli uomini di De Feudis. Alla mezz'ora ci prova Mario Orta, ma Di Giuseppe respinge e tiene in gara i suoi. Sul successivo doppio angolo battuto da Morelli, Orta di testa manda alto. Due minuti più tardi, Polisena botta sicura, ma è bravo Tarquini a respingere. Al 39esimo, i padroni di casa trovano il pareggio con questo gran gol di Antonacci, servito da Leone dalla sinistra. Sul finale di tempo, Calderaro sciupa da ottima posizione. Si va a riposo sul risultato di 2-2. Nel secondo tempo, doppia occasione del Miglianico. La prima con Morelli, palla che attraversa tutta l'area ma finisce sul fondo, e subito dopo Di Muzio per Ablaye, ma il tiro dal limite finisce alto. Risponde il Nereto con Lazzarini su suggerimento di Pagliuca, palla fuori. Al 23esimo Polisena colpisce il palo. Due minuti più tardi ancora pericoloso il Miglianico con Polisena, che serve in area Di Muzio, il suo tiro però finisce alto. Ancora Miglianico con il solito Polisena lanciato a rete. E bravo Di Giuseppe nell'anticipo. Le ultime due occasioni sono per il Nereto, prima con Bellini e poi con questo pallonetto di Di Eleuterio, ma il tiro è debole e il portiere para. In campo la partita finisce 2-2 e su quello che succede dopo c'è veramente poco da commentare. Io non sono riuscito a vedere tanto perché poi ero anch'io in tribuna, però pare dai racconti, insomma, durante tutta la partita un bravo giocatore da un punto di vista calcistico, Sec, che Luca comunque purtroppo quello che è successo a Pagliuca lo si vede perché c'ha un naso quasi fratturato e poi c'ha uno zigomo rotto. È logico che chi è il colpevole o chi sono i colpevoli sicuramente speriamo che vengano puniti, ma ci auguriamo tutti che questi episodi non devono mai succedere. Per quello che mi riguarda, da quando sono presidente, la prima volta che succede una cosa del genere ed è un fatto bruttissimo. Condanniamo questi gesti perché non ci devono essere nel calcio, anche perché è stata una bella partita, tutte e due le squadre si sono confrontati veramente a viso aperto, però riesce difficile oggi commentare la partita, che meritava sicuramente di essere commentata.